Ciao a tutti, bentornati su Fisioterapia Osteopatia Alfieri. Oggi vediamo passo passo cosa fare a seguito di una distorsione di caviglia. Ok, prima fase più teorica, andiamo a riposare intanto, eseguiamo elevazione, compressione e applicazione del ghiaccio. Tutte queste manovre, il riposo ovviamente per evitare di caricare ulteriormente su una caviglia che potrebbe avere una lesione più o meno importante dei legamenti, ma andiamo ad elevare per facilitare il ritorno dei liquidi, andiamo a comprimere sempre per facilitare il ritorno dei liquidi e evitare che la caviglia si gonfi ulteriormente e andiamo ad applicare ghiaccio sempre per lo stesso motivo, per eliminare l'infiammazione, ridurre l'edema a livello della caviglia, ridurre quindi il dolore. Ok, svolgiamo quanto precedentemente descritto per 2-3 giorni, dopodiché passiamo anche agli esercizi con un elastico. Ci procuriamo questo elastico e ci mettiamo a pancia in su. A questo punto posiziono l'elastico sotto il piede, comincio ad andare in flessione plantare, in flessione dorsale molto lentamente con il piede, tengo l'elastico con le mani, sollevo leggermente il piede, eseguo il movimento molto molto lentamente. Nel secondo esercizio cerco di bloccare l'elastico con il piede opposto. E a quel punto, con il piede interessato, vado ad eseguire il movimento verso l'esterno e mollo. A questo punto, invece, incrocio le gambe e sempre bloccando con il piede sinistro, l'elastico, vado ad eseguire quella che è chiamata una supinazione. Quindi porto il piede verso l'interno, verso, di noi, vado a contrarre e ritorno di nuovo. Contrarre verso la supinazione e ritorno molto molto lentamente. Ok, nella seconda fase svolgo sia gli esercizi appena visti con l'elastico che continuo a eseguire compressione, elevazione, ghiaccio, eccetera. Nella terza fase riduco ovviamente l'utilizzo del ghiaccio, della compressione, tutta quella fase, proseguo con la fase 2 e intervengo con la fase 3, ovvero quella in cui comincio seriamente a caricare. Mi procuro uno scalino, in questo caso basta e avanza, quindi anche nel giroscale di casa si può fare questo esercizio, oppure un rialzo o dei libri, qualcosa, attenzione che sia tutto sicuro e non vi facciate male, e un cuscino propriocettivo. In alternativa a questo cuscino propriocettivo si possono usare dei cuscini normali per rendere il terreno meno stabile, quindi magari due cuscini anche uno sopra l'altro in modo da rendere il terreno meno stabile. E comincio a lavorare con questi due. Prima di tutto con il cuneo, quindi vado a posizionare il piede, quello che mi dà problemi in questo modo, vado sulla punta dei piedi e torno giù, distendo, ok, il mio polpaccio in questo caso, quindi col tallone vado sotto il piede e torno su, contraggo bene. Qui vado a lavorare bene con la muscolatura e in stabilità. Faccio tutto molto molto lentamente. Mentre successivamente, dopo aver svolto, successivamente intendo nello stesso periodo di tempo, ma svolgo prima un paio di minuti questo esercizio con il cuneo e dopodiché comincio, sempre mettendo ovviamente il piede che desideriamo, comincio a mettere su il piede che mi fa male. Questo lavoro posso svolgerlo in maniera più graduale, quindi posiziono prima entrambi i piedi, ok? Se dovessi aver male, a caricare su una gamba sola. Comincio volendo a eseguire qualche passo, quindi in questo caso piede destro mi fa male, ho avuto la distorsione alla caviglia destra, faccio qualche passo in questo modo
e torno indietro. Niente vi vieta ovviamente di fare anche l'opposto, quindi se volete provare dei passi con il piede che ha subito la distorsione, potete farlo. Ok, posso posizionare i piedi tutti e due su e sbilanciarmi in maniera volontaria, quindi vado in avanti, vado indietro, vado verso destra, vado verso sinistra. Ok, e poi una volta acquisito più destrezza nell'esercizio, comincio con un piede solo, quindi piede della caviglia che ha subito la distorsione e sto in equilibrio. Cerco di mantenere a tutti i costi l'equilibrio. Fisso un punto davanti a me, mi concentro e mantengo l'equilibrio. Quando comincio ad usarlo, diciamo anche 2 settimane dopo la distorsione. Per cui inizialmente 2-3 giorni di compressione, elevazione, eccetera. Dopo immediatamente comincio con l'elastico anche 10 giorni di elastico e comincio poi con il caricare il peso sia sul cuscino proprio eccettivo che su un rialzo. Ovviamente dipende dal grado di distorsione, per cui se è una distorsione molto lieve comincio prima, se è una distorsione un po' più importante comincio dopo. A fase numero 4, ormai la compressione e l'elevazione li lasciamo stare e anche gli esercizi con l'elastico cominciano a diventare inutili perché ormai il dolore è quasi completamente scomparso. Siamo tornati addirittura a fare una corsetta, ma giochiamo a basket, giochiamo a calcio, giochiamo a una marea di sport che possono essere a rischio a seguito di una distorsione. Per cui cosa dobbiamo iniziare a fare? Iniziamo a simulare quelle che sono le attività che svolgiamo durante questo sport. Quindi andremo, per esempio, lateralmente, facciamo un salto e cerchiamo di mantenere l'equilibrio da una parte e dall'altra. Svolgo questo movimento anche in avanti, ok? Mantengo l'equilibrio. Torno, posso cambiare gamba, prendo sempre la mia gamba buona, la caviglia che non ha subito trauma come riferimento, per cui se so che con la destra non riesco neanche a svolgere questo esercizio e la distorsione l'ho avuta con la sinistra, non mi posso aspettare che con la sinistra io riesca a raggiungere un livello superiore a quello della mia gamba destra, che tra l'altro magari è pure la mia parte dominante e non ha subito nessun trauma. E quindi comincio una serie di esercizi anche di corsa laterale, in avanti, indietro, frenata e accelerata, in modo da essere sicuro che la mia caviglia tenga ed allenare i movimenti più rischiosi, più difficili, simulare quella che può essere, per esempio, una partita in cui non posso avere tutto sotto controllo. Parlando velocemente dei tutori, diciamo che in una prima fase li utilizzo, vado a comprimere anche con un tutore la caviglia, nella fase anche in cui utilizzo l'elastico, vado a comprimere sempre. Magari quando inizio a camminare, quando sto in piedi, quando appunto devo fare 4 passi. Successivamente invece tolgo il tutore, ma già dopo la prima settimana lo tolgo, lo utilizzo sempre di meno, fino ad utilizzarlo solo nel momento in cui vado a eseguire il gesto atletico vero e proprio, quindi devo tornare alla corsa, devo tornare all'attività fisica. In quel caso utilizzo il tutore barra bendaggio funzionale alla caviglia. Fatemi anche sapere se come argomento vi interessa, posso fare un video a riguardo. Bendaggio alla caviglia o tutore per evitare le recidive, ma durante
la giornata devo cercare di abituare la mia caviglia a ritrovare il giusto controllo senza utilizzare un tutore, perché il tutore in un certo senso mi aiuta, ma inibisce anche quello che è il mio sistema sensoriale, per cui avrò difficoltà a sentire il terreno, a lavorare bene con la caviglia, per cui durante la partita o durante la corsa, durante l'attività fisica, utilizzo il tutore, tutto il resto della giornata non lo utilizzo più. Dopodiché comincio a fare gli ultimi esercizi che abbiamo visto, quindi scatti, corsa, salti, eccetera. A quel punto sarò tranquillo che la mia caviglia terrà e potrò iniziare sempre meno a utilizzare tutori. Nel caso del bendaggio funzionale, lì comincerò a rendere il bendaggio un po' più libero. Quindi bendaggio, posso farlo più solido, in tenuta, a mo' di gesso, o posso farlo invece molto leggero, applicando per esempio, utilizzando invece del tape bianco, utilizzando il kinesio tape, quello colorato, quello mi darà, più libertà di movimento. Bene, anche per oggi il video termina qua, spero abbiate capito, spero sia stato interessante. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se avete delle domande, se sono stato chiaro, se ho saltato dei passaggi. E mi raccomando, tornate all'attività fisica con cautela, ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo in un prossimo video.